severo diffonde da un volto scultoreo un magnetismo inquisitorio e inquietante. Roll era un diavolo. Ognuno lo racconta come brusco, squisito, irruente e disarmato. Lui vedeva tutto. Cogitabondo, impulsivo, sommesso e altero, docile e perentorio. Mi fa l'impressione di essere pieno di energia. Nessuno riuscirà mai a decifrarlo. Qualcosa non lo spiegando. Forse di Rom non bisognerebbe parlare. Nella Torino dei misteri, il 20 giugno 1903, nasceva una delle personalità più enigmatiche e straordinarie del Novecento, Gustavo Adolfo Roll. Chi era costui? È difficile dare di lui una definizione specifica, le contestava tutte. Non era un medium, non era un mago, non era un guaritore, non era un veggente, non era un paragnosta, ma era tutte queste cose insieme. Ciò che faceva sembrava violare incredibilmente tutte le leggi fisiche. Sapeva scrivere a distanza, leggere in un libro chiuso, disintegrare gli oggetti, trasportarli senza toccarli. Sapeva predire il futuro, vedere intorno alle persone l'aura di cui parla la filosofia indiana e conosceva tutto dell'individuo che osservava. È stato fotografato nello stesso istante in due città diverse. Poteva mettersi in comunicazione con lo spirito intelligente di chiunque, vivo o morto. Faceva fare viaggi nel passato e nel futuro. E tutto questo con la massima naturalezza, spontaneità e semplicità, in piena luce, a volte per strada o anche al ristorante, come se si trattasse di azioni della vita quotidiana. Lei non vuol sentirsi definire né un sensitivo, né un veggente, né un medium, né un taumaturgo. Ma che cos'è? Essere. Meno importante, ma diverso. Di famiglia agiata, crebbe in un ambiente ricco e colto, interessandosi alle arti, iniziando presto a cimentarsi nella pittura e nella musica. Durante la Seconda Guerra Mondiale, Roll salvò molte persone condannate alla fucilazione, mostrando le sue facoltà davanti agli ufficiali tedeschi in cambio della vita dei prigionieri. Laureato in giurisprudenza, in economia e in biologia, Gustavo è stato un dirigente della Banca Commerciale Italiana di Torino, fondata dal padre, poi antiquario, pittore e sensitivo italiano tra i più noti e controversi nell'Italia del XX secolo. All'inizio degli anni 30 cominciò la sua fama di sensitivo negli ambienti della politica, dell'arte, dello spettacolo e della scienza, ammirato da nomi noti come Albert Einstein, Benedetto Croce, Enrico Fermi, Picasso, Dalí, D'Annunzio, De Gaulle, Mussolini, Hitler, Valentino Bompiani, Vittorio De Sica, Marcello Mastroianni, Alberto Sordi, Franco Zeffirelli, Giovanni Agnelli, Cesare Romiti, Vittorio Gassman, Valentina Cortese, Alberto Bevilacqua, Federico Fellini, suo grande amico, alcuni presidenti della Repubblica Italiana come Saragat ed Einaudi. Incontrò anche la regina Elisabetta II, Walt Disney e John Fitzgerald Kennedy venne appositamente a Torino per incontrarlo. Nel 1981 il presidente Reagan lo ringraziò per aver contribuito con il suo aiuto metafisico alla liberazione del generale americano James Lee Dozier. Morì il 22 settembre 1994 a Torino. I fenomeni che lui produceva li chiamava esperimenti. Attraverso le carte da gioco, Roll ogni sera compiva cose stupefacenti, dimostrando di avere un dominio assoluto sulla materia. Per materia si intende ciò che costituisce tutti i corpi, la sostanza fisica che, assumendo e occupando forme diverse nello spazio, può essere oggetto di esperienza sensibile. Roll non cessava di ripetere che all'uomo tutto è possibile, ogni cosa ha il suo spirito,
ma l'uomo, oltre all'anima, avrebbe anche uno spirito intelligente. L'anima, una volta lasciato il corpo, ritornerebbe a Dio, mentre il cosiddetto spirito intelligente continua a essere presente sulla Terra e nella storia dell'universo anche dopo la morte. I fenomeni da lui prodotti e osservati da diversi testimoni sono stati interpretati come autentici fenomeni paranormali. Ciò che egli compiva spaventava. Per tutta la vita Roll ha affermato che i suoi poteri riguardavano la ricerca scientifica e non il campo della parapsicologia, la disciplina che si propone di studiare con metodi scientifici tre categorie di fenomeni anomali: poteri psichici, interazione tra mente e materia e sopravvivenza alla morte. Si contano 250.000 persone che l'hanno osservato nel corso degli anni. Si trattava sempre di osservatori qualificati e nessuno ha mai affermato di aver scoperto qualche imbroglio. Ovviamente non tutti erano disposti a credere alle sue possibilità, ma Roll non ha mai tratto alcun vantaggio economico da queste sue facoltà. Si dice che il 28 luglio 1927 sia stata una data importante per Roll. Da questo momento iniziò un periodo di crisi esistenziale profonda che lo portò al punto di ritirarsi in un convento. Dopo 3 mesi sua madre lo andò a prendere, dicendogli di sfruttare queste possibilità per fare del bene al prossimo. Ho scoperto una tremenda legge che lega il colore verde, la quinta musicale ed il calore. Ho perduto la gioia di vivere, la potenza mi fa paura. Non scriverò più nulla. Il verde è uno dei colori dello spettro percepibili dall'uomo, molto comune in natura. Il verde è il colore del chakra del cuore. È il chakra che ci permette di amare totalmente e incondizionatamente tutto e tutti, di donare amore senza attenderci niente in cambio. Infatti Roll agiva d'impulso, non a comando, come sotto lo stimolo di un suggerimento che suscitava in lui una specie di gioia indescrivibile diretta a beneficiare qualcuno. Verde è soprattutto il colore predominante del pianeta. Esso rappresenta la purezza e l'armonia. Ha un effetto calmante e rilassante per il sistema nervoso. È utilizzato nella medicina alternativa come la cromoterapia, ovvero la terapia del colore. Essa utilizza appunto il colore e la luce per equilibrare l'energia del corpo di una persona, dove viene a mancare, sia si tratti di mancanze fisiche, emozionali, spirituali o mentali. Per quinta musicale si intende la nota Sol della scala diatonica di Do. Nella notazione usata nei paesi di lingua inglese e tedesca, il Sol corrisponde alla nota G. La chiave di Sol, o di violino, è uno dei punti di riferimento su cui è basata la scrittura musicale tradizionale e indica appunto la posizione della nota Sol, che è nel secondo rigo del pentagramma. Il simbolo usato è una G corsiva modificata e abbellita nel corso del tempo. Il calore di un corpo è l'energia delle sue molecole. Il calore si trasferisce da un oggetto o da un corpo all'altro se tra i due vi è una differenza di temperatura. Una variazione nel calore di un corpo produce una variazione di temperatura che può portare a un cambiamento di stato. Ma cosa lega questi tre elementi? Il verde, la nota Sol e il calore? Qual è questa tremenda legge scoperta da Roll? Forse un giorno l'uomo sarà in grado di poter dare una risposta a questi quesiti, ma di certo ciò che Roll nel corso della sua lunga vita ha dimostrato di poter fare resta ancora un mistero. Sembrava possedesse il dominio quasi assoluto sulla materia, un dominio che gli permetteva di compiere esperimenti che andavano contro tutte le leggi fisiche a noi note. Per questo scienziati, artisti, politici, scrittori, industriali
facevano la fila per conoscerlo e assistere alle sue fantastiche performance.